Adesso interviene Eliana Como, portavoce nazionale dell'area sindacale, le radici del sindacato, che è stata portatrice di un documento alternativo all'ultimo congresso della CGIL. Ecco, chiediamo, diciamo, di illustrarci quello che è lo stato del dibattito all'interno della più grossa organizzazione sindacale italiana, quindi il riflesso del movimento operaio sulle questioni ambientali, su come, diciamo, il sindacato si posiziona di fronte a, diciamo, ai grossi problemi, ai giganteschi problemi, diciamo, ambientali su cui abbiamo discusso durante tutta la mattina e continuiamo a discutere adesso. Grazie. Okay. Grazie a voi per l'invito. Premetto, sarò poco tecnica e invece più politica. Allora, intanto parto da un dato di fatto. Probabilmente qualche anno fa, diciamo un decennio fa, sarebbe stato persino improbabile, no? Che un sindacalista, una sindacalista intervenisse a un dibattito come questo. Nel senso che per decenni sono state messe in contrapposizione le lotte per il lavoro con le lotte, e in generale le lotte sindacali con le lotte ambientali. Sono state artificiosamente, è stata artificiosamente costruita una contrapposizione come se gli uni a volte fossero stati la controparte degli altri. E quindi, come dire, dire oggi che non è così, che non è più così e che si è superata quella contrapposizione, secondo me è già un elemento di grande importanza. La dico così, diciamo, in molte fabbriche, in molti posti di lavoro, noi, se penso come area più radicale all'interno della CGIL, è da anni, praticamente da quando è iniziato il movimento di Fridays for Futures e gli scioperi del venerdì che abbiamo partecipato a livello di fabbrica. Se penso a una fabbrica come l'Electrolux di Susegana, fa lo sciopero per l'ambiente tutti gli anni, 2 volte l'anno, da quando è iniziata. Se penso al ruolo importantissimo che ha avuto la lotta della GKN nel creare una convergenza su questi temi in rapporto con il movimento, ma in qualche modo oggi, diciamo, con un po' più di fatica, ma l'intera CGIL in qualche modo ha un rapporto, insomma, diciamo, più o meno importante con il movimento di Fridays for Future. Il 7 noi saremo in piazza a Roma, altrettanto il 6 ottobre, che è la giornata di sciopero di Fridays for Future, la CGIL parteciperà a quelle iniziative, mettendo appunto non più in contrapposizione le 2 giornate, ma in qualche modo facendole convergere. Ma non perché non esistano più contraddizioni nella lotta per la difesa del lavoro e l'ambiente, perché è evidente che esiste ancora la contrapposizione. Nel momento in cui tu difendi il lavoro di una fabbrica inquinante, immediatamente hai la contrapposizione davanti. E noi, secondo me, dobbiamo dirci che resta questo tema, che è complicato da risolvere e che a volte può essere appunto difficilmente risolvibile, ma è bene davvero puntare il segno sul fatto che, come ogni volta che metti in discussione diritti fondamentali, ed è un diritto fondamentale l'aria che respiriamo, è un diritto fondamentale certamente anche il lavoro, ma ogni volta che li metti in contrapposizione perdi. E quindi non può più essere che la difesa del lavoro non, come dire, non prenda in considerazione il tema di come produci e di cosa produci. Così come viceversa, le lotte ambientali devono porsi il tema di come gestire la transizione in modo da non lasciare soli nessuno. Penso che avere consapevolezza di questo
sia, come dire, un passo avanti sul quale ora, da qui in avanti, provare a costruire elementi di convergenza. Perché guardate, davvero, ma questo vale per me per tutti i diritti. Una volta che tu chiedi alle persone di scegliere tra uno e l'altro, hai già perso, hai messo in condizione quelle persone di perdere, perché è esattamente strutturale per il capitale mettere gli uni contro gli altri, i maschi contro le donne, gli immigrati contro gli italiani, gli operai contro gli impiegati una volta, no? I diritti civili contro i diritti sociali. Ogni volta che si chiedono di scegliere, ti mettono nella condizione già di perdere. Quindi per questo, secondo me, noi dobbiamo appunto partire da un'idea forte di convergenza e capire come ci sforziamo tutti, cioè chi difende il lavoro, chi difende l'ambiente, di arrivare a praticare degli obiettivi senza appunto lasciare soli nessuno, e comprendendo che il nemico è comune, che chi divide fa il servo sciocco del capitale. E vale per tutti le contrapposizioni di cui ho detto prima, fa il servo sciocco, perché il nemico è uno solo, ed è lo sfruttamento capitalista, il profitto a tutti i costi, sul cui altare è sacrificata la vita, la salute e la sicurezza. Guardate, io l'ho vissuto sulla mia pelle, vivo a Bergamo, l'ho vissuto sulla mia pelle nella primavera del 2020. E credo di aver capito lì fino in fondo che cosa significa, che credo di aver capito lì fino in fondo quello che i miei compagni storici mi avevano sempre raccontato su Taranto, l'Ilva, ancora prima Little Cedar. Non pensavo mai di ritrovarmi come sindacalista a spergiurare che le fabbriche chiudessero, in un momento in cui solo uscire di casa era un problema, in un momento in cui tutti abbiamo percepito a Bergamo che se non venivano prese delle misure restrittive immediatamente, come era stato fatto il giorno prima per altre zone del paese, era perché Bergamo, la Val Seriana in particolare, sono il cuore produttivo non del paese, ma del continente. Una zona così densamente manifatturiera, con così tante fabbriche, che non potevano chiudere. E in quel momento la salute delle persone che abitano quel territorio, la salute di chi andava in fabbrica a lavorare, è stata semplicemente messa dopo il bene, diciamo, assoluto del profitto, il bene per loro assoluto. Gli interessi della Confindustria sono andati prima del bene della comunità, producendo, come credo sappiate, migliaia di vittime, quando finalmente siamo arrivati, di morti, quando finalmente siamo arrivati al lockdown, era il 22 di marzo, che forse per altre zone del paese poteva sembrare persino troppo presto, per noi era 25 giorni dopo e 4.000 morti dopo nella sola città di Bergamo. Lo dico anche perché credo forse avete sentito, scorsa settimana Regione Lombardia è riuscita a uscire di nuovo, a strumentalizzare questa vicenda, strumentalizzando uno studio scientifico anche serio che lega la comparsa e soprattutto l'inasprimento del Covid alla presenza dei geni del Neanderthal in tutti noi, uno studio fatto nello specifico nella Val Seriana. Questo è stato usato da Fontana per dire: ecco, abbiamo scoperto perché in Val Seriana si è diffuso così tanto il Covid, perché in Val Seriana deriviamo dal Neanderthal. Questa credo che sia stata una delle cose più offensive che ho vissuto nella mia vita. Credete, non è stato facile anche nel rapporto con i familiari delle vittime, persone che sono morte da sole nella totale disperazione, sentirsi poi dopo anni dire che insomma che da uno dei principali responsabili di quella mala gestione, poi gli scienziati hanno anche, come dire, preso le distanze da quell'interpretazione, chiarendo che tutta la popolazione, almeno europea, ma non soltanto, ha quel gene di Neanderthal, e non soltanto gli abitanti della Val Seriana. E se c'è un gene, questo lo aggiungo io, se c'è un gene che ha condannato la Val Seriana, la provincia di Bergamo e l'intera Lombardia immediatamente dopo a migliaia di morti che si dovevano evitare, è il gene del profitto. Però appunto vi dicevo, mi sono trovata per la prima volta. Grazie.
nell'apparente contraddizione da sindacalista di chiedere la chiusura delle fabbriche, no? Perché noi di solito chiediamo di tenerle aperte, ma apparente contraddizione, perché, ripeto, nel momento in cui difendi il lavoro non puoi pensare che non stai difendendo al tempo stesso la vita, la sicurezza, la salute di chi lavora e di chi abita un territorio. Quindi partiamo da qui, dal fatto che le discriminazioni non si annullano le une con le altre, cioè non è che c'è una discriminazione, un livello di sfruttamento che insomma in qualche modo predomina sull'altro, ma casomai si moltiplicano, esattamente come faccio un esempio da femminista, no? Se uno dice che un lavoratore maschio guadagna poco, deve sapere che è vero, ma una lavoratrice donna guadagna ancora di meno e un lavoratore migrante guadagna ancora meno, una donna lavoratrice migrante guadagna ancora meno. Quindi questo per dire, come esempio, che le discriminazioni si moltiplicano, così come anche gli effetti del cambiamento climatico non sono gli stessi per tutti, sono più devastanti e più letali per il sud del mondo a livello globale e per il sud di ogni nostra società, per chi è più povero, per chi è sfruttato. Cioè gli effetti del cambiamento di classe del cambiamento climatico hanno effetti di classe, dipendono dalla condizione di classe e quindi dipendono anche dalla collocazione nel diciamo sistema dello sfruttamento. E faccio un esempio, poi chiudo, un esempio pratico. A luglio fa caldo. Fa caldo per tutte le ragioni che ci conosciamo, ci siamo dette, che tecnicamente voi sapete dire e spiegare meglio di me. Io da sindacalista dico: a luglio fa caldo e non fa mai caldo come in fabbrica, sulla strada, sui cantieri. Dovrebbero trovare un nome a parte per quel caldo, perché chi sta in una condizione di quel tipo, come dire, lo soffriamo tutti, ma chi sta in una condizione di quel tipo a lavorare 8 ore in una fabbrica, magari in una catena di montaggio, in un cantiere, sulla strada, lo vive 3 volte tanto ed è lì, esattamente lì, che i problemi della crisi climatica entrano prepotentemente dalla porta, sfondano la porta dei posti di lavoro. E dovremmo su questo davvero riuscire ad incrociare una rivendicazione più generale, no? Che è quella su come immaginiamo il modello di sviluppo, come immaginiamo le nostre città, come è stato detto prima, come pensiamo alla salvaguardia del pianeta con la tutela della condizione di lavoro, perché in quel momento le due cose combaciano, le due cose sono immediatamente comprensibili, non è più difficile spiegarle in un'assemblea di lavoratori, di operai che magari hanno il problema di non guadagnare abbastanza, di lavorare troppo, lì combacia e soprattutto combacia la risposta che ti danno le imprese. Perché? Perché risolvere quel problema per le imprese costa, ha un costo, perché raffrescare le fabbriche ha un costo e ogni volta ci rispondono: non si possono raffrescare le fabbriche, vabbè, i cantieri, le strade non si possono raffrescare per definizione, ma una fabbrica non si può. Non è che non si può, costa, perché i centri commerciali si raffrescano e come? Perché il cliente deve poter entrare nel centro, anzi si raffrescano troppo se volete, no? Perché diventano delle bombe di inquinamento. Le fabbriche si potrebbero raffrescare, ma costa. E a volte, guardate, è cinico, veramente cinico, non è che i raffrescatori non ci sono nelle fabbriche, a volte ci sono e capita, ci è capitato nella quotidianità del nostro lavoro, che vengano puntati sulle macchine, perché se no le macchine vanno in ebollizione e le macchine non possono andare in ebollizione per i padroni. Cioè la salute, la dico proprio così, la salute della macchina costa di più della salute di chi lavora e della condizione di lavoro. E guardate, io mi sono ritrovata, visto che siamo ormai 3 estati di fila, che questo problema genera morti. Mi sono ritrovata in alcune delle nostre fabbriche, diciamo più d'avanguardia, più forti, più alla situazione che in realtà potrebbe essere un paradosso, ma credo che non lo sia, e comunque dice tanto della condizione di chi lavora, di dire: alt, il prossimo contratto aziendale
non chiediamo più i soldi, o meglio, sappiamo che nel chiedere i soldi dobbiamo chiedere che vengano raffrescate l'ambiente di lavoro, perché non è accettabile lavorare così quando sarà luglio. E, come dire, arrivarci sempre a luglio ovviamente è un problema, no? Perché se tu non inizi a parlarne a settembre, quando, a parte che abbiamo avuto il problema fino a qualche giorno fa, ma arrivi poi a luglio senza soluzioni. Il governo quest'anno ci ha detto la soluzione è fate la cassa integrazione. Sì, ma non era obbligatorio, quindi andavi dall'azienda, si diceva se chiudo la cassa integrazione non te la faccio, allora la soluzione diventava bevi acqua e ti diamo la bottiglietta d'acqua, cioè, ma in alcune aziende abbiamo dovuto litigare persino per farci dare i sali minerali. E questo credo debba diventare però non solo poi un tema di come dire, di come dentro al posto di lavoro gestisci la condizione e provi a contrattare la condizione di lavoro, ma come a livello più generale tu imponi alla politica di trovare delle soluzioni per questo, perché l'obiettivo resterà sempre comunque la salvaguardia del pianeta, ma c'è poi nella transizione, appunto, nella gestione di come tu arrivi a determinati obiettivi più alti e più grandi, come vivono le persone nel frattempo. E come vivono le persone nel frattempo significa che alla politica noi non dobbiamo chiedere soltanto i necessari investimenti sull'industria rinnovabile, non investire sul fossile, che tra l'altro non lo stanno facendo, e quindi facciamo bene a combattere per quello, ma anche per esempio a dire che non va più un euro a quelle imprese che non investono nella condizione di lavoro, che significa anche in come, come dire, rispondi al problema da un lato del caldo, dall'altro del freddo, senza naturalmente entrare nella contraddizione dei centri commerciali e quindi di diventare una nuova bomba di inquinamento rispetto alla condizione di lavoro. E va proprio appunto posta, io credo, questa cosa con molta chiarezza, perché poi alla fine, come dire, noi ci troviamo sempre che quando rivendichiamo queste cose le rivendichiamo a persone che sono abituate a stare nel loro ufficio con la loro aria condizionata, la loro giacca, la loro cravatta. Grazie. L'ultima cosa che dico è spot: abbiamo un'altra cosa in comune, diciamo, per cui lottare insieme, movimento ambientalista, movimento del lavoro, che è la criminalizzazione. La criminalizzazione che c'è stata in quest'ultimo anno del movimento dell'ultima generazione è una roba che riguarda tutti. Oggi non ci sono gente, ma c'è gente. No, scusa, siamo un po' stretti con i tempi. È un ringraziamento. Va bene. È un ringraziamento per aver parlato con il linguaggio, dopo tanti decenni, con il linguaggio della lotta di classe. Non ha niente a che vedere con l'ideologia. Lei ha messo un filo che se lo vediamo vengono fuori. Che ci sta ancora. Va bene, ne prendiamo anche. Grazie di cuore. Grazie mille.